chef Luca Filia, giovanissimo, appena ventenne, si ritrova a lavorare in un posto che è un pezzo di storia, perché siamo in Pezzo un cruciale. palazzo del Settecento. Che emozione prova un giovanissimo, un giovane, entrare in questa cucina e trovarsi veramente circondato dal passato, dai monumenti, dalla storia? Beh, diciamo che non è facile, all'inizio non è assolutamente facile perché le emozioni sono tante, però devo dire che più il posto è bello, più le cose le fai meglio, non so come dirlo, proprio ti viene voglia di dar di più anche proprio in tutto, anche nelle minime cose. Che cosa ci prepari, chef? Tagliolino, stracciatella, peperone crusco e aglio nero. In cosa consiste questo procedimento per Questo fare procedimento. l'aglio nero? Per l'aglio nero praticamente avviene una fermentazione tra caldo e freddo, in poche parole, e questa fermentazione che avviene per lunghi mesi leva la potenza dell'aglio, in poche parole, e dà la cremosità e l'odore inebriante, ma allo stesso tempo forte, dell'aglio nero proprio vero e proprio, lucido tra l'altro. E poi l'ingrediente madre, il peperone crusco, è come una patatina, semplicemente che sprigiona un sapore lucano nero. E soprattutto per chi non lo conoscesse, non deve pensare che sa di aglio, No, perché no, in no, questa dose assolutamente. rovinerebbe un po' i Tutto rapporti sociali, completo. oltre che Certo. il piatto. Più che altro la Invece, delicatezza anche della stracciatella e tutto andrebbe tutto in fumo, io direi. adesso passo all'assaggio. Assolutamente. Partiamo dalla consistenza. Questa pasta fresca che però ha una struttura che riesce a rimanere al dente nonostante la Sempre. cottura, nonostante questa bella cremosità ottenuta mantecando in padella. Ancora consistenza la cremosità dell'aglio nero, sorretta da quella sottostante della burrata, e poi questa piacevolezza croccante che quasi scricchiola sotto i Certo. denti, ma senza resistenza. Si fa stritolare Esatto. benissimo e quindi già la consistenza è piacevolissima. Il sapore è la freschezza, la lieve acidità e l'aromaticità sprigionata dal peperone crusco, e ricordiamoci che l'uovo così caldo comunque veicola ancora di più i sapori. Ma adesso voglio presentarvi anche un'altra persona che è un po' l'anima, no? Da cui è nata questa idea, che è il titolare del ristorante. Siamo con il signor Mecca. Allora, lei ha parlato di contaminazione e questa cucina, la cucina per me è sempre contaminazione, perché c'è sempre un incontro tra nord, sud, passato, presente, futuro e anche popoli che si conoscono attraverso la cucina. Esatto. Ma questo palazzo in particolare ne è il simbolo. Che cosa accade qui dentro? Beh, accadeva tanto perché siamo siti in uno dei più bei palazzi, non soltanto di Casale, ma anche di tutto il Piemonte. 1730 è l'epoca datata di quando il marchese Gozzani diede vita a questo immenso palazzo con doppia corte, per poi diventare, dopo 100 anni, nel 1827, la sede ancora oggi storica dell'Associazione Filarmonica di Casale Monferrato, la seconda associazione culturale più importante del Piemonte dopo quella di Torino. Quindi una prima contaminazione, un primo incontro è quello tra un'epoca del passato e una cucina contemporanea, ma poi c'è un altro incontro in questa cucina, perché abbiamo visto tagliarin, 60 torli per chilo di farina, abbiamo visto il peperone crusco. Certo. Cosa succede? Come mai questa scelta? Beh, qui la scelta è dettata dal fatto che è sottoscritto a origine lucana, nato in Basilicata, questa bellissima terra, tra l'altro a Potenza, dove nella sua provincia c'è un paese che si chiama Senise che produce questi buonissimi Peperoni. peperone crusco dalla Basilicata.